27esima giornata del campionato di promozione Girone B, si affrontano Clitunno e Campitello, padroni di casa, terzi in classifica, quota 50 punti, Campitello invece a metà classifica, quota 36, completo bianco per il Clitunno, completo rosso-blu per il Campitello, match che inizia e provano a partire forte subito gli ospiti che conquistano un corner sul quale arriva il vantaggio da parte di Candelori, 1-0, il numero 10 mette dentro per il vantaggio del Campitello. Non ci sta il Clitunno che prova a reagire, traversone lunghissimo dalla destra che si perde sul fondo, poi un'altra palla che rimane in area di rigore pericolosa, la fa sua in qualche modo Giampieri. L'attacco del Clitunno a ricerca del pari, ma il Campitello ci prova, calcio di punizione, pallone in area di rigore, la girata del numero 9 Dormi, bloccata però senza particolari problemi da Roani. Primo tempo molto combattuto sotto tutti i punti di vista. Ancora calcio di punizione per il Campitello, pallone che rimane in area di rigore e arriva il raddoppio del Campitello, 2-0, a segno il numero 11 Bernardini, ma ferma tutto l'arbitro per fuori gioco, non valido dunque il raddoppio degli ospiti. Si rimane 1-0, altro fallo a centrocampo, un altro cartellino, sempre sui calci piazzati, sono pericolosi gli ospiti, palla ancora per Bernardini, rimane incredibilmente sulla linea ma non entra, vicinissima ancora al raddoppio, si va all'intervallo sull'1-0, nella ripresa ci prova il Clitunno a cercare il pareggio, qui cross troppo lungo che viene raccolto però dalla destra e rimesso in mezzo da parte di Bonacci, l'uscita di Giampieri che fa su il pallone, vuole cercare invece il raddoppio il Campitello che ci prova ancora dalla destra, cross in area di rigore, la spizzata per Dormi che a porta vuota mette dentro il gol del 2-0 del Campitello. Importantissimo questo raddoppio per gli ospiti che mettono quasi al sicuro il risultato, poi hanno la chance, trovano il 3-0, anche qui ferma tutto l'arbitro per posizione di fuorigioco, non valido dunque il terzo gol del Campitello. Nel finale succede poco se non un altro cartellino sventolato dall'arbitro, il Clitunno ci prova ancora al limite dell'area, la conclusione che termina però a lato, vittoria molto importante questa del Campitello che nel finale va vicino anche al 3-0 sfiorando il palo con una deviazione. Nulla di fatto, alla fine altra entrataccia, arriva il cartellino, il secondo e il rosso per il numero 7 del Clitunno Ginai che viene espulso. Campitello batte Clitunno 2-0. Ma è una partita che non c'è nulla da commentare, non siamo scesi minimamente in campo. La squadra avversaria non è che ha meritato di più, forse il risultato poteva essere molto più rotondo. Se vado a, no, non penso che abbiamo avuto delle occasioni da gol, penso che dal 16 agosto che abbiamo iniziato la stagione non mi era mai capitato vedere la mia squadra in queste condizioni. Un piccolo commento vorrei fare a prescindere dai grandi meriti dell'avversario, e non voglio stare qui a giudicare quello che è l'arbitraggio, ma è stata una cosa indecente, ma sotto il punto di vista non dell'arbitraggio, ma sotto il punto di vista comportamentale, su una partita dove al 95esimo non c'aveva nulla, solo perché un mio giocatore mi ha fatto una piccola considerazione, l'ha espulso. Cioè, non penso che questo sia il cammino da percorrere su questo, per quanto riguarda gli arbitraggi. Grazie. Oggi l'abbiamo approcciata benissimo, da subito abbiamo trovato il vantaggio e abbiamo, possiamo dire tranquillamente, dominato tutta la partita. Abbiamo rischiato di fare il terzo gol molte volte. Mi spiace perché domenica, per esempio, l'approccio oggi è stato giusto. Però ragazzi, dobbiamo migliorare, dobbiamo dare continuità, perché oggi non avevo dubbi che venivamo su e facevamo la partita così. Per esempio il rischio viene domenica con la via non casa, ormai conosco la squadra e speriamo che dobbiamo migliorare in questo. Altrimenti ci possiamo giocare con tutti e oggi è la dimostrazione, perché veramente abbiamo fatto una partita, un'ottima partita, forse la migliore del campionato. Per personalità, pressione, non abbiamo rischiato niente perché il portiere nostro non ha fatto una parata.
e non era facile contro la squadra terza in classifica e che dà fastidio a tutti. Abbiamo fatto una grandissima prova, però dobbiamo dare continuità anche specialmente in casa con le squadre cosiddette un po' piccole.